Questo programma è offerto da Professore Villa, un appuntamento di consueto per la ricerca, per sapere un po' lo stato dell'arte della ricerca. Quest'anno è un anno un po' particolare, un anno pari, 2020, è bisestile, quindi voglio dire, ci sono dei segnali che possono essere letti come positivi per il mondo scientifico e nella fattispecie per la Tassia. Sì, certamente. Il campo delle atassie è un campo in espansione e ci sono due punti in particolare che sono importanti. Uno è la diagnosi e l'altro è la terapia. Ora, per quanto riguarda la diagnosi, l'introduzione di nuove tecniche genetiche, diagnostiche, che si chiamano Next Generation Sequencing, hanno permesso di identificare numerose nuove forme di atassia e quindi un pochettino venire incontro a quello che è il problema della diagnosi dei pazienti. Alcuni pazienti aspettano anche 15-16 anni perché venga fatta una diagnosi definitiva. Con queste nuove tecniche noi siamo sicuri di poter accorciare questi tempi diagnostici e limitare quella che viene definita l'odissea diagnostica dei pazienti. Questo per quanto riguarda la diagnosi. La terapia, pure ci sono delle cose molto promettenti, esistono delle terapie con farmaci tradizionali e molto promettenti sono le terapie di tipo molecolare. Questo sia la terapia genica e sia la terapia cosiddetta con gli ASO, antisense oligonucleotide, che sono molto promettenti in alcune forme di atassia dominante. Questo ci fanno ben sperare. Certamente, veramente i progressi della ricerca erano impensabili alcuni anni fa, le cose procedono molto velocemente e quindi penso che veramente possiamo dare un messaggio positivo, ovviamente che richiede sempre un tempo che è misurato in anni. Dottoressa Pane, con il professore Filla dicevamo che c'è diciamo un passo avanti notevole per quanto riguarda la ricerca nello specifico per le malattie atassiche. Sì, noi abbiamo svolto un'attività di ricerca soprattutto concentrandoci sul test a sforzo cardiopolmonare. Questo test ci consente di valutare la funzionalità mitocondriale in maniera semplice ed efficace. La funzionalità mitocondriale è importante a valutarla soprattutto nei pazienti con atassia di Friedreich, perché è proprio il mitocondrio, che è la centrale nucleare che produce energia all'interno della cellula, ad essere disfunzionale. Con questo tipo di test cardiopolmonare possiamo valutare e può essere può essere valutabile soprattutto nei trial clinici. Ci potrebbe consentire di valutare la funzionalità di alcuni farmaci e di capire se questi farmaci possono avere un ruolo nel migliorare la funzionalità mitocondriale. Mi aiuti a capire, potrebbe essere utile ai fini della somministrazione dei farmaci, della terapia? Sì, può essere un endpoint, così noi lo definiamo, quindi un test che ci può dare una risposta, ci può dire sì, questo farmaco migliora la funzionalità mitocondriale, l'attività cardiaca, oppure ci può dire no, il farmaco insomma non ha alcun effetto sulla funzionalità mitocondriale. Quindi è importante perché negli studi clinici noi abbiamo bisogno di endpoint, quindi valori da valutare in modo da avere risposte riguardo la funzionalità del farmaco.
Quando poi gli strumenti, la tecnologia, internet, i nuovi materiali aiutano? Beh, aiutano moltissimo, le tecnologie fortunatamente stanno andando molto molto avanti. Adesso parliamo di domotica, parliamo di stampanti 3D, di conseguenza la vecchia carrozzella, che volgarmente chiamiamo vecchia carrozzella, adesso è stata sorpassata. C'è materiale in titanio, ci sono tecnologie che ci permettono di prendere delle misure precise del paziente e di adattarle nei migliori dei modi. Naturalmente tutto questo qua ci aiuta anche la tecnologia e pertanto tutto quello che può essere la comunicazione aumentativa, alternativa, PC che sono stati personalizzati per questi tipi di patologie, aiutano molto il paziente ad essere meno malato. Dottor Zungri, ma i costi, diciamo, sono più alti, meno alti rispetto ai costi tradizionali che un malato purtroppo a tassico deve sopportare? Noi lavoriamo con un nomenclatore tariffario, per cui un prezzario che è del 1999, di conseguenza molto molto datato sia come prezzi sia naturalmente come tecnologie. Però 2 anni fa è stato pubblicato il DPCM nel 2017, però che non è stato ancora applicato per mancanza di fondi da parte del nostro Stato, mancano 600 milioni di euro. Però fortunatamente i prodotti che vengono di conseguenza le nuove tecnologie che sono inserite in questo nuovo DPCM possono essere fornite dalla ASL, perché la legge ormai ci sta, ci mancano i prezzi, però questi lo possono fare facendo delle gare ad hoc per il tipo di presidio. Presidente, il malato atassico molte volte deve supportare e sopportare dei costi, diciamo anche di spese mediche, ovviamente, a parte sono anche riconosciute dall'ASL, dal sistema sanitario nazionale fortunatamente, però comunque voglio dire le nuove tecnologie, le nuove carrozzelle, internet, questi materiali costano un poco in più. L'associazione è vicino al malato e come intende in qualche modo tutelarlo? Sì, allora l'Associazione Sanità e Diritti opera, anche se ha sede ad Ottaviano, opera a livello nazionale, tutela i diritti dei malati e dei loro familiari, vittime anche e soprattutto di vicende di mala sanità. Con il professore Catapiano abbiamo scritto un libro, Il cittadino e la sanità, dove i ricavati verranno tutti devoluti proprio per la ricerca. Infatti il professore Giuseppe Catapiano, che io rappresento in questa sede, è molto attento ai temi sociali. Noi cerchiamo di aiutarlo non soltanto con l'aspetto giuridico, ma anche soprattutto con umanità, perché noi riteniamo che il malato debba essere a ricevere sia cure, ma soprattutto ha bisogno di umanità. Umanità. Infatti noi crediamo molto che una giusta attività sia appunto quella sia di la capacità di poter creare rapporti umani, nei rapporti fra persone che si guardano negli occhi e tra professionisti corretti. Professore Sacca, quest'anno deve essere per forza un anno fortunato perché è 2020. Beh, sicuramente, spero che porti bene alla ricerca nella tassia, e sicuramente un anno molto importante, sia per quanto riguarda la ricerca nel nostro centro qui a Napoli, sia per quanto riguarda le prospettive di ricerca globali. Di recente c'è stato un congresso mondiale sulla tassia a Washington, dove abbiamo partecipato e presentato parte delle nostre ricerche. È veramente notevole la quantità di studi in corso e progettati per i prossimi anni. Possiamo dire, scusi che la interrompo, sì, che la malattia non è più tanto rara? Beh, se prendiamo le atassie nell'insieme non sono assolutamente rare. Ogni singola forma di atassia sì è rara, però tutte le atassie no, e devo dire che anche a giudicare dalla partecipazione di medici in questi convegni direi che non sono poche persone che se ne occupano. Adesso il numero di medici che si occupa di atassia è sempre più grande e sarà un anno sicuramente di grosse novità. Abbiamo terapie in arrivo, terapie genetiche molto interessanti, terapie con piccole molecole, e non solo per la atassia di Friedreich, che è la atassia ovviamente da noi più frequente, quella dove ci sono più prospettive terapeutiche più vicine poi alla pratica clinica, ma anche in altre atassie, anche altre atassie dominanti, si sta facendo davvero tanto. E quindi sicuramente sarà un anno di grosse novità, come sperimentazioni che iniziano, ma anche magari con qualcuno che si conclude e che porta dei risultati. Quindi sicuramente un anno di grosse attese. Ci sono dei farmaci nuovi che sono stati inseriti nel mercato?
Allora, noi andremo a sperimentare quest'anno un farmaco che è un farmaco relativamente nuovo che si chiama dimetilfumarato. Sono anni che rincorriamo questa sperimentazione. Il 2020 è stato, anzi 19 in realtà, ormai è passato, è stato un anno di due grossi successi dal punto di vista dei finanziamenti, perché abbiamo avuto due enormi finanziamenti, uno da parte dell'AIFA, che sarebbe il Ministero della Salute italiano, e un altro da parte dell'Associazione Americana di Pazienti per la Tassia di Friedreich. Con questi due finanziamenti, in quest'anno, quindi nel 2020, saremo in grado di far partire e di far partire questa sperimentazione col dimetilfumarato nella tassia di Friedreich. Ovviamente una sperimentazione importante, con un certo numero di pazienti, una certa durata, quindi si concluderà realisticamente per il 2021, fine 2021. Questo farmaco riesce poi a migliorare la qualità della vita del malato atassico? Allora, il farmaco attualmente, quello che sappiamo, è che è in grado di aumentare i livelli di fratassina nel modello animale e anche nei pazienti con sclerosi multipla, perché questo dimetilfumarato ha già due indicazioni, che sono sclerosi multipla e psoriasi. Nei pazienti con sclerosi multipla aumenta la quantità di fratassina di circa l'80-90%, che è già un ottimo risultato. Quindi, traslando questo nei pazienti con la tassia di Friedreich, probabilmente quello che dovrebbe riuscire a fare è aumentare la tassina e quindi anche migliorare la qualità di vita e alcuni sintomi. Però ovviamente questo lo vedremo nella sperimentazione, quindi lo si fa apposta per questo, per vedere se realmente poi questo porta un beneficio e se è sicuro e ben tollerato. Magari faremo il punto nel 2021. Ah, sicuramente nel 2021 dovremmo, se rispettiamo tutto il nostro cronoprogramma, dovremmo aver concluso l'arruolamento e avere già dei primi dati sulla sicurezza. Sull'efficacia dovremmo aspettare il corso del 2021, ma sicuramente avremo i primi dati. E poi potremmo avere anche un aggiornamento globale sulle terapie, magari alcune delle terapie geniche saranno già partite o avviate, o ci saranno altre novità di altro tipo, insomma. Quindi sicuramente sarà un grande anno. Grazie. Grazie a voi. Thank you.